Luna, Luna bella che sei lassù. Oh, come sei bella, così grande. Io ti guardo da qua giù e vorrei ballare insieme a te. Sono Elisa Ghion, sono sindaco di questo comune da settembre del 2020, sono al secondo mandato, dopo un primo mandato dal 2007 al 2012. Monteadappò, oltre ad avere degli elementi culturali e artistici come a partire dalla città d'industria fino alle torri del Grep e alle chiese presenti sul territorio, offre soprattutto tranquillità in un contesto naturalistico importante. La festa principale di Monteadappò è la festa patronale che ricorre per la Madonna del Rosario nella prima settimana di ottobre, che è sostanzialmente una festa, come succede quasi in tutte le feste patronali del paese, di tipo enogastronomico. Grazie all'aiuto della Pro Loco si cerca quindi, oltre all'aspetto puramente mangereccio, di affiancare anche delle iniziative, delle attività di tipo culturale e turistico che adesso cercheremo di mettere in campo dopo lo stop a causa pandemia. Siamo nel Teatro Comunale di Monteadappò. Questo edificio è stato per molti anni sede del cinema del paese, che veniva frequentato da tutti i ragazzi e dagli abitanti del comune, sino alla ristrutturazione grazie a un cofinanziamento della Regione Piemonte. Il Teatro Comunale, oltre alla sala teatrale, consta di un piano mezzanino ospite della biblioteca, che abbiamo riaperto quest'anno dopo le chiusure sia pandemia che di organizzazione stessa della biblioteca. È una sala al secondo piano che ospita varie attività dal doposcuola a mostre e eventi. È una piccola ludoteca che stiamo allestendo per dar spazio anche alle attività ludiche dei bambini. Mi trovo nella città romana di Industria, un sito archeologico di proprietà statale, quindi gestito più che altro proprio come proprietà dal Ministero per i beni e le attività culturali, adesso ultimamente si chiama Ministero della Cultura, e si trova all'interno di Monteadappò. Questo comune, praticamente come abbiamo detto, si chiamava precedentemente, e torniamo ad arrivare ai Celti, Bodingo Magus. Bodingo era il vecchio nome del Po e Magus era mercato. In effetti il Po scorreva proprio nelle adiacenze qua della statale, al di là della statale, ed era un punto importantissimo a livello commerciale, quindi aveva innanzitutto valenza commerciale perché c'erano questi imprenditori, la famiglia Aviglia della Val d'Aosta, che andava a prendere praticamente schiavi artigiani nell'Oriente, e arrivando nell'Oriente, dall'Oriente, tutte queste persone praticamente prendevano le abitudini e la cultura orientali, soprattutto quindi anche dal punto di vista religioso.
qui in effetti quello che noi troviamo sono i due, una parte dei due templi importantissimi. Era una città santuario, quindi i primi itinerari, i primi praticamente pellegrinaggi pagani sono iniziati qua. Si arrivava da Asti, questo era il quadrilatero, quindi c'era il decumano da est a ovest che si incrociava come una rete romana nell'altro cardo, che era il punto di riferimento che portava fiumane immaginate di persone che arrivavano per essere iniziate al culto di Iside. Voi sapete, Iside era la dea egizia. Abbiamo visto il primo biglietto da visita di Monteo e Sangrato è il secondo biglietto, giusto? Sì. Ecco, questa chiesa, tra l'altro, è stata ricostruita nel 1500. L'impianto però è un impianto romanico, però la data è stata scoperta poco tempo fa guardando gli archivi. All'interno di questa chiesa, semplice con la facciata a capanna, si trova, e che adesso è in restauro, è vero, questo preziosissimo altare ligneo, che tra l'altro è un unicum proprio in tutta l'Italia settentrionale. E la cosa anche importante di questo edificio è che, se ben ricordate, nel Medioevo, circa, parliamo del 1177 circa, ci fu un terremoto talmente grosso in tutta l'Italia, in tutta l'area padana, che ha distrutto tutte le chiese. Ne è rimasta solo una testimonianza soltanto della pieve, che tra l'altro era il fulcro proprio importante del cristianesimo, e c'è un rudere dall'altra parte. Quindi questo edificio, la sua importanza principale è proprio all'entrata del paese, e quindi il nostro biglietto da visita che vorremmo tantissimo poter aprire, solo che ancora ha dei problemi dal punto di vista statico. Nei vari itinerari, partendo da Industria, vorremmo proprio entrare nel paese per farvi visitare le poche testimonianze archeologiche che sono rimaste. Abbiamo forse visto già la chiesa, la parte laterale della chiesa dove sono murati alcuni reperti, e poi qui proprio sulla facciata c'è un'epigrafe, anche quella murata, che comunque è una testimonianza appunto dell'architettura, dell'arte romana in questo posto. Ci troviamo di fronte alla zona militare, che è stata presidiata sino al 1991. Qui c'erano i militari di leva, ma soprattutto è rilevante è stata durante la Seconda Guerra Mondiale, perché era tra i depositi di carburanti più grandi del nord Italia. Infatti è spesso stato oggetto di obiettivi bellici per la distruzione da parte delle forze nemiche. Siamo sulla zona collinare del comune di Monteo d'Apò, in un punto panoramico denominato località del Greppio. Queste che vedete alle mie spalle è un resto del castello edificato attorno al fine del 1100, di proprietà del conte Radicati. Attualmente la struttura è su una proprietà privata, con vincolo però della sovrintendenza. Come potete vedere, il panorama è davvero mozzafiato, dove riprende tutto il territorio fino alla fascia fluviale. Io sono Domenico Silvaggio, sono un assessore del comune di Monteo. Voglio solo dire che abbiamo appena riaperto un sentiero qua, che con l'aiuto di volontari e i padroni dell'agriturismo del Grep, che porta praticamente da questa località qua, dalle torri, fino alla frazione Mezzana, che è facilmente percorribile, non è impegnativo, e, per passare una mezz'oretta in mezzo alla natura è una bellissima passeggiata. Chiunque può percorrere, è facilmente percorribile. Stiamo facendo anche le indicazioni della cartellonistica e speriamo di farla quella lì standard della regione Piemonte, uguale per tutti, se no ci adattiamo e facciamo qualcosa di artigianale per il momento, per segnalare il percorso. Chi
Io sono Francesco e insieme a mio cugino Matteo abbiamo creato il Parco del Grep, che è un agriturismo che si basa sulla proprietà di nostro bisnonno, che nel 1918 aveva acquistato questa cascina con 10 ettari di terreno. Potrete venire a stare nella natura fondamentalmente in vari modi, sia all'interno di casette sugli alberi, che queste tree house in cui che sono all'insegna del relax, della pace, del silenzio e del contatto con la natura, sia fare delle passeggiate all'interno del nostro parco, che godere dei prodotti locali serviti attraverso la formula del picnic, oppure nella nostra piccola locanda per massimo 10 persone, sempre solo su prenotazione. Per me Montero è sempre stato il paese del sabato, della domenica e delle vacanze nella casa della nonna e delle zie. Per cui per me, oltre ad avere un'importanza di ricordi dell'infanzia, adesso che ci abito, per me è importante questa piccola comunità, perché oltre a offrire tranquillità ha molte potenzialità che devono però essere messe in campo con l'aiuto di una buona amministrazione, ma soprattutto dei cittadini che la vivono. E io per prima penso che le cose che un'amministrazione deve fare come se fosse il primo cittadino che ci abita, che vive la quotidianità del proprio paese.